Stretching, quando è utile? Quando si fa? Oggi ve lo spiego. Io sono il dottor Andrea Mussi, fondatore di Fisiospavia, aiuto atleti e non a risolvere i propri dolori o a prevenirli. E in questo canale spiego in modo semplice test, patologie, trattamenti e do consigli utili. Vi consiglio di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. Lo stretching, tantissime sono teorie, tantissime sono le opinioni. Ma cerchiamo di essere concreti e vediamo cosa ci dice la scienza. Gli studi ci spiegano che lo stretching non previene gli infortuni, che non è utile quando ci sono i crampi e addirittura che non è utile per migliorare la performance, ma in alcuni casi la peggiora. Intanto dividiamo la tipologia di stretching. In modo semplice possiamo dividerlo in stretching statico e stretching dinamico. Lo stretching statico, dove manteniamo una posizione, è sconsigliato prima di una performance proprio perché si è visto che tende a ridurre la capacità di performance. Ma è anche sconsigliato dopo una performance. Prima dell'attività può essere utile uno stretching dinamico, quindi che riproduca il gesto tecnico dell'attività sportiva, ma in modo molto dolce. E a questo punto diventa uno stretching che porta ad allungare le fibre muscolari nelle direzioni che sarà utile al gesto tecnico in modo molto semplice. Ed è comunque consigliato prima fare un po' di riscaldamento. Ovviamente qualsiasi tipo di stretching è sconsigliato quando ci sono delle lesioni muscolari, quindi proprio strappi muscolari o anche solo stiramenti muscolari. Ma si è visto dagli studi che anche sulle contratture muscolari non hanno influenza. Quante volte mi sono capitati atleti che mi dicessero che durante l'attività fisica hanno sentito dolore, si sono fermati e hanno fatto stretching. Ecco, questa non è una modalità corretta, proprio perché il dolore è un campanello d'allarme, una sollecitazione sul muscolo. E in quel caso il muscolo deve riposare, invece lo stretching è una vera e propria sollecitazione al muscolo. Dovete pensare allo stretching come una vera e propria sessione d'allenamento. Quindi ricapitolando, prima dell'attività fisica, stretching dinamico sì, stretching statico no. Dopo l'attività fisica, nessuno stretching. Piuttosto a distanza di tempo, meglio ancora, una sessione separata di stretching. So che oggi probabilmente vi avrò fatto cadere un po' di credenze, ma questo è quello che ci dice la scienza. Spero di esservi stato utile e vi invito a mettere un mi piace. Se avete domande scrivete nei commenti oppure chiedete a Fisios.